Allora, noi entriamo e diciamo che tu ti devi fare un tatuaggio. Certo, è ovvio. No, non ho capito perché mi devo fare il tatuaggio io. Perché dopo tutti i casini che mi hai combinato, me lo devi. Oh, amore mio. Adesso Sofia ti porta a fare la tua passeggiatina. Amore. Allora io vado, Vado a prendere anche i croccantini. Va bene. Ciao, bambino mio. Have a nice passeggiata. Ciao. Ciao. Buongiorno. Lei è Maggie? Yes, of course. Volete fare un tatuaggio? Io no, ma il mio amico sì. Sì, mo assai proprio, glielo devo. Li fate quelli con le ne? Ma va a far chiù, questo è uno studio serio. Lo vuole fare o no? Sì. Come no, li vuole fare. Li voglio fare. Piccolo, Come on in, mi segua. Allora, è deciso? Sì, ho deciso, signori. Fammi un cuoricino, piccolo. So romantic. E che nome ci mettiamo dentro? No, nessuno. Così, in base alla ragazza che mi arriva, io dico che me lo sono fatto tatuare per lei, no? Non mi guarda così, Che io sono un ragazzo rude, una persona decisa, sono un gatto randagio io. Oh, anche se poi mi piacciono i cani, gli piacciono a me. Davvero? Sì, c'ho pure un cocker, brutto come una... Però è simpatico, Franz si chiama. Franz. I cani sono la mia passione. Sono la mia passione pure, Signorina, senta, a proposito di passione, che così mi sbrigo. Lo conosce a Mimmo, lei, signorina? Ma certo che lo conosco, stiamo sempre insieme. Sapevo, io l'avevo detto, pure al... Che lo conosce, mattina e sera state insieme, voi? Ma sure, dormiamo anche assieme. Giorno e notte. Lo sapevo io, signorina mia. Che poi come si fa a non voler bene a Mimmo? Pur che c'ha i suoi difettucci, le sue cose, vabbè. Nobody's perfect. Ad esempio, Mimmo ha un piccolo problema di aerofagia. E per forza, signori, con tutti i panzerotti che si mangia quello. C'è una passione per la ricotta forte. E per forza che spiata poi. Ma quali panzerotti? Io mica gli do da mangiare panzerotti. Lei non glieli dà, ma lui se li va a prendere, dipendente proprio. Che pure il figlio, c'è una passione per i panzerotti, con la ricotta dura. Mimmo ha un figlio? Sì, Luchino. Sì, lo accompagno io a prendere i panzerotti con la ricotta piccante. Cheese! E lei dà da mangiare al suo Luchino i panzerotti? Signori, non glieli do io, quello se li va a prendere. Ancora li stiamo a digerire i panzerotti l'altra sera noi, mo. Ma lei è matto sull'alimentazione, non si scherza, così rischia un tumore. Signorina, non è Luca che ci ha brutto male, è Mimmo. Scusi, Mimmo ha un tumore? Sì, una cosa brutta. Ma lei come lo sa, scusi? È una storia lunga, me l'ha detto la zia, che l'ha detto... Vabbè, è una storia lunga, sì, mo non lo sto a raccontare. Ma non ho capito, i panzerotti se li mangia Luchino e il tumore se lo becca Mimmo! Misteri della ricotta forte, sì. Signorina, i tatuaggi. Signorina! Signorina! Franci, ma che è successo? Tuo padre e la tatuatrice c'hanno una storia, stanno insieme giorno e notte, ma te l'avevo detto io a te! Ma vieni qua! Mimmo, qui c'è l'altro mio poverino! Perché? Che è successo? Quello è Mimmo. Il cane. Tuo padre l'ho sempre chiamato Domenico. Ultimamente ci siamo visti spesso. Mi ha parlato dei suoi problemi, ma ha smesso col poker. No, ma questo lo so, l'ha detto anche a me. È solo che non riesco a credergli. Altrimenti perché avrebbe sempre bisogno di soldi? I don't know. Maybe per i suoi progetti di beneficenza. Quale beneficenza? Questo è il vecchio palazzo comunale e tuo padre l'ha fatto diventare un centro per immigrati. Logaritmo. Hai capito, papà. Tu sei sensibile al tema dell'immigrazione? Ma veramente, non c'ho mai fatto. Hai 5 euro per uno spritz. Ma va a fuck you. Comunque, mi dispiace non avere indizi utili per tuo padre. Anche se parlavamo di tutto, da buoni amici. Solo amici? Absolutely. Tuo padre è un uomo molto in gamba, ma non è il mio tipo. A proposito di indizi, ti dice niente il nome Rosabella? No, perché? È l'ultimo tatuaggio che si è fatto fare. Luca?
Maggie, ma che ci fai qua? Porto Mimo a passeggio. Look at it. Io abito lì. E tu che ci fai qua? Ho perso l'ultima possibilità di trovare mio padre. E ho beccato Franchino imboscato con mia moglie. E ti sei scolato quella? Ma veramente mi sono portato anche un po' d'erba. Mamma, fuck you! Questo è un po' d'erba! Mo! Peggy, ma tu non hai tatuaggi? Certo che ne ho. Ne ho moltissimi, ma sono invisibili. Ah, non ho capito. Ma sì, li puoi vedere solo se sei sulla mia stessa lunghezza d'onda. Figo. Non ho capito. Ad esempio, tu ne hai uno. Ce l'ha uguale tuo padre. Vedi? Un proverbio coreano. Bleffa pure con gli altri, ma non bleffare mai con te stesso. Scusa, cellulare. No, scusa tu, è stato Mimmo. Oh, che stai facendo? Tieni giù le mani. Cercavo i tuoi tatuaggi invisibili. Sì, sì, tutti uguali, eh? Una ragazza straniera in mezzo ai prati e subito che allungate le mani. No, ma guarda che non hai capito, volevo veramente vedere i tuoi tatuaggi. Certo che a Mimmo li dà giù di brutto, eh. Veramente adesso non è Mimmo. Ah, guarda che un problema che si risolve facilmente, mia nonna per esempio l'ha risolto col finocchio. Ma vaffanghio che hai capito, questo era il tuo cellulare. Ah. Oh. Ah, Franchino. Quale notizia? A proposito di tatuaggi, guarda un po' chi c'è. Maggie. No, Kevin. Che sorpresore, Franchino. A spaccare proprio. Vieni qua, eh. Dammi un altro po' di vino, Franchino. Papà, vieni un attimo.